Ciao, ciao a Ciao! tutte e a tutti, buon anno! Buon anno, è vero. Noi siamo qui un po' in relax al parco e intanto progettiamo le nostre nuove giornate di formazione. Sì? Sì, stiamo organizzando una giornata in presenza, stiamo aspettando un po' la conferma della disponibilità dagli spazi che abbiamo individuato. Sarà febbraio? Febbraio, abbiamo individuato la data dell'11 febbraio. 11 febbraio. 11 febbraio a Roma e poi E sabato? sabato e Esatto. poi anche una data a fine marzo, sempre a Sì. Roma, in due spazi diversi. Abbiamo in mente due cose un po' diverse. Questa prima giornata dell'11 febbraio, se riusciremo ad avere la conferma della disponibilità dello spazio, in questa giornata faremo diversi seminari, soprattutto pensiamo di fare fiabe Sì. corporee e Pedagogia della risalita. avete anche capito chi si occuperà di una cosa e chi di un'altra. Intanto qui sta passando un Un aereo aereo. che probabilmente si sentirà anche Ma nel no, video, non ma credo. non ci interessa. Quindi fiabe corporee, raccontare attraverso il corpo e quindi per la scuola dell'infanzia, per il nido, per il primo ciclo della scuola primaria, tutto un percorso attraverso nuove fiabe corporee che ho ideato con il metodo Teatro in Gioco. E tu invece, Fabio, ti occuperai della pedagogia Pedagogia della della risata, risata. l'umorismo, l'umorismo fra colleghi Sì, e l'umorismo con i ragazzi e i bambini. quindi come utilizzare questo strumento sia in classe con i bambini, ma anche, appunto, come vi diceva Fabio, per creare un clima Esatto. positivo in classe con i colleghi, insomma, un clima relazionale all'insegna un po' della leggerezza e della. Della risata sdrammatizzante, diciamo. Bene, Bene. e poi ci sarà anche spazio in questa giornata per parlare ovviamente dell'importanza del fare teatro a scuola, quindi anche un breve spazio per il mio nuovo libro. Fare teatro non significa Esatto. fare la recita, però parallelamente, perché poi tutte le insegnanti, le educatrici che ci seguono anche da altre città d'Italia, e siete in tante, grazie, non vi preoccupate perché a febbraio e a marzo si svolgeranno anche questi seminari Certo, online e quindi esatto. potremo comunque incontrarci. Ti abbiamo detto tutto per Più o ora? meno sì, anche perché il braccio. Non tiene più? Bene, Esatto. e allora vi salutiamo. Ciao! Ciao.